Ciao Dreamers, sono Gabriele Dreamer, benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostrerò la mia top 10 dei cartoni animati statunitensi. Rispetto ai video top cartoni animati italiani e francesi, che sono a livello logico, questo qua ho scelto di farlo a livello personale perché essendocene tanti i cartoni statunitensi, l'ho ancora tuttora, ne escono tipo 8 e quindi è un po' difficile fare una top logica, perciò ho scelto di fare personale, oltre al fatto che non sono un grande fan dei cartoni statunitensi, quindi è meglio che faccio una personale. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi, lasciare un like, vi va anche un commento, potete seguirmi su Instagram e TikTok link in descrizione e iniziamo. Al decimo posto abbiamo il laboratorio di Dexter, che era iniziato in Italia nel 97 per finire nel 2024, con 78 episodi, parla di sto ragazzino super genio che crea invenzioni e la sua sorella svapita. L'ho sempre trovato abbastanza simpatico, non sapevo se mettere al decimo posto questo o Fantagenitori, ma alla fine ho optato per questo. Ha vinto addirittura 3 Ennis Awards, è stato nominato in diversi altri premi, hanno pure fatto anche dei giochi per diverse piattaforme, quindi ha avuto a suo tempo un bel successo. Se magari facevano più repliche di questo che magari i Fantagenitori, o alternavano un po' di più, invece di far vedere sempre i Fantagenitori, K2 o Boeing. Al nono posto abbiamo Scuola di Polizia nel 1988, formato da 65 episodi, che è tratto dalla famosa serie cinematografica, che a me sono piaciuti principalmente i primi due o tre, gli altri si è guardati, niente di eccezionale però. La sigla italiana è stata cantata da Cristina D'Avena, come anche Laboratori di Dexter. I doppiatori spiccano Ivo De Palma, che ha doppiato anche diversi personaggi nel mondo degli anime. Abbiamo anche Luca Semeraro, che ha doppiato diversi personaggi degli anime, pure lui, ma è stato anche direttore del doppiaggio di Tartarughe Ninja, a cui arriveremo. E poi Demon Slayer, stagione 1 e 2, e la prima parte di Bleach Blood Wars. All'ottavo posto abbiamo Kim Possible, che è uscita nel 2002 fino al 2008, con 4 stagioni film più un film, che hanno fatto su Disney Channel, ma io lì non l'ho mai visto perché nel suo tempo non ce l'avevo. L'ho visto su Rai 2 un po' di episodi, non tutto, infatti vorrei fare un rewatch completo su Disney Plus. Però comunque mi ha sempre attirato come serie, abbastanza carina, simpatica. Hanno fatto pure dei giochi per il DS e anche uno per la PS2. Ho fatto pure un film live action nel 2019, che ho trovato abbastanza carino. Poi tra i doppiatori spiccano Marco Vivio, che ha doppiato il suo partner Ron Stoppable. Marco Vivio è il doppiatore storico di Capitan America e ha doppiato anche Gohan in alcuni film di Dragon Ball. Al settimo posto abbiamo Scooby-Doo, che è iniziato alla fine degli anni 60 e poi proseguire con moltitudine di serie, spin-off. Io ho sempre visto un po' a caso, quindi non so preciso quale serie avrò mai visto, qualche episodio qua e là, penso un po' come tutti. Ha avuto talmente del successo da avere anche tanti libri, fumetti, pure partecipazioni a tipo fumetti dei supereroi, o anche film, episodi con Batman. Sicuramente il mio film animato preferito è quello a Viaggio nel Tempo, anche perché ho molto di mi è piaciuto anche un film live action che hanno fatto, forse era il primo o il secondo. Al sesto posto abbiamo Castlevania, l'unica serie praticamente recente che ho apprezzato di più.
è una serie Netflix che è tratta dalla famosa serie di videogiochi, appunto, di Castlevania. Ho fatto 4 stagioni dal 2017 al 2021. Io adesso devo vedere ancora l'ultima stagione, però mi è piaciuto molto. Poi hanno fatto anche una serie spin-off, Castlevania Nocturne, con come protagonista un discendente di Trevor Belmont. Sinceramente questa non l'ho mai vista, ma la recupererò. Al quinto posto abbiamo Le avventure di Jackie Chan, che io sono un fan accanito di questo attore, ho amato quella serie. Quanto non penso di averla mai vista tutta, anche perché hanno fatto 5 stagioni da 95 episodi, però non so se sono arrivati tutti in Italia. È una serie prodotta dalla Disney, l'hanno fatto vedere però su Rai 2, non so se a suo tempo su Disney Channel l'hanno fatto anche lì, però veramente mi è piaciuta un sacco. Ho avuto anche il gioco, la P2, che ripercorre, mi sembra, le prime 2 stagioni, sulla ricerca dei talismani, molto bello, mi piacerebbe un sacco rivederlo tutto. Peccato che in giro non si trova, magari possiamo chiedere nei commenti, a menzionare nei commenti Disney Plus per farlo mettere nel catalogo, sarebbe fantastico rivederlo. Quarto posto abbiamo Tartarughe Ninja La Risposta del 1989, che si compone di 193 episodi. Io penso di aver visto forse più o meno 50 episodi, non sono mai riuscito a vederlo tutto, non so come, ma a suo tempo ho avuto pure una videocassetta, adesso solo dei primi episodi, ma il resto non ho mai visto altre videocassette. Ma comunque, a parte questo, tra i doppiatori spiccano Luca Semeraro, come ho detto prima, per Leonardo, e poi Davide Garbolino per Michelangelo. Conosciamo bene Davide Garbolino perché è stato doppiatore storico di Ash Ketchum, Pokémon, o anche Shinichi Kudo, Detective Conan. Al terzo posto abbiamo Ben 10, che è uscito in Italia tra il 2006 e il 2010, che si compone di 52 stagioni, la prima serie. Poi c'è quella di Forza Aliena, che invece di 46 episodi. Poi abbiamo Ultimate Alien, che è di 52 episodi. Poi c'è la quarta stagione Omniverse, che è una serie reboot, infatti le immagini e i disegni sono completamente diversi, a mio parere molto meglio la serie originale che questa qui reboot. Ma comunque poi hanno fatto anche un film live action e anche un film animato. Poi hanno fatto anche un gioco per la Play 2, che ho avuto, molto bello. Mi piacerebbe rivedere le prime 3 stagioni. Mi è piaciuto anche molto il fatto che i protagonisti durante il corso della serie crescono come gli anime, una cosa che ho apprezzato molto. Secondo posto abbiamo Avatar, Dominatore dell'aria, che è arrivato in Italia tra il 2005 e il 2010, con un totale di 61 episodi, che ha riscosso un grandissimo successo in tutto il mondo, sia per la critica, ha vinto addirittura un Emmy Awards, diverse nomination varie, ha avuto anche un seguito, La leggenda di Korra, che anche quello era bello. Poi ha avuto anche film live action nel 2010, che è considerato quasi al pari di Dragon Ball Evolution, uno dei peggiori film di sempre. Poi da quest'anno 2024 Netflix ha uscito la serie live action, che non ho ancora visto, però a vedere gli attori mi sembrano abbastanza coerenti con la serie animata. Poi la Nickelodeon ha annunciato nel 2022 che in futuro usciranno 3 film animati sul mondo di Avatar. E al primo posto abbiamo Tartarughe Ninja del 2003, che è appunto uscito in Italia tra il 2005 e il 2010, però solo le
prime 4 stagioni, 5, perché poi non si sa perché l'hanno interrotto, non sapremo mai come andrà a finire. Che il direttore del doppiaggio italiano appunto è Luca Semeraro, come avevo anticipato, che riprende anche il ruolo di Leonardo a doppiarlo, idem per Garbolino con Michelangelo. Questa serie, rispetto a quella degli anni 90, riprende più fedelmente il fumetto, anche l'ho letto, tranne le stagioni 6 e 7 che non si sa perché l'hanno cambiate, ma noi non lo sappiamo perché non l'abbiamo mai viste. Poi da questa serie qui hanno fatto anche dei giochi tipo Battle Nexus per PS2 che ho avuto, bello. Poi ho giocato anche a quella Mutant Melee, carino anche quello, non come Battle Nexus. Sicuramente la mia tartaruga preferita è sempre stata Donatello. E la vostra? Come è stato abbiamo finito, come avete visto non ci sono cartoni sui supereroi, perché onestamente non mi hanno mai preso molto. Ho sempre preferito vedere i film live action che le serie animate. O lo guardate tipo Batman 92, anche X-Men degli anni, fine anni 90. Sono arrivato alla terza stagione, ma non mi prende molto. Ho sempre preferito i film. E adesso passo alla top sigle, che non posso farvi ascoltare per questo copyright, però ve le inserisco nella playlist top sigle cartoni animati insieme a quelle italiane e francese. Al quinto posto ho inserito Kim Possible, anche se dura un minuto è molto bella, però nella playlist vi metto quella da 2 minuti cantata dall'attrice del film Live Action. Poi al quarto posto abbiamo la sigla delle nuove avventure Scooby-Doo cantata da Silvio Dane, anche quella dura poco, un minuto, però molto bella. Poi al terzo posto abbiamo Denver, Cristina D'Avena, bella, molto molto bella, un bel ritmo, anche il cartone l'ho trovato abbastanza carino, però l'ho visto poco. Invece al secondo posto abbiamo la sigla delle Tartarughe Ninja degli anni 90, fantastica. E poi per ultimo, la prima in assoluto, si confermano le Tartarughe Ninja, che la sigla è stata composta da Gabri Ponte, ma cantata da un altro sconosciuto. E nel video è finito, vi ringrazio per averlo visto, fatemi sapere voi nei commenti quali sono i vostri preferiti, se abbiamo qualcuno in comune. Poi lasciatemi un like, se va un commento iscrivetevi e ci vediamo alla prossima, ciao!